Lo avevamo lasciato lo scorso anno pronto a tornare a lavorare in cantiere. Ce lo ritroviamo oggi alle prese con una dichiarazione bollente che sta facendo parecchio discutere. Parliamo di Alessio Lopasso, ex tronista all'interno della trasmissione Uomini e Donne ed ex fidanzato di Giulia Montanarini. Alessio affida alla sua pagina Facebook questa scottante dichiarazione, una sorta di ammissione di colpa in cui svela di aver fatto uso di sostanze illegali per dimagrire velocemente e prepararsi fisicamente a una prova al cui superamento, in quel momento, gli sembrava di importanza vitale. Visto che il mio nome, ultimamente fa molto rumore alla Spezia, nonostante sia venuto via ormai da 6 mesi, ora dico la mia e chiudiamo questo discorso. Ho sbagliato ad aiutare molte persone che reputavo amiche, alle quali io e la mia famiglia abbiamo aperto la nostra casa e fatto sentire parte di noi. Dal canto mio posso dire di aver sbagliato a fare uso di sostanze non legali, ma l'ho fatto per lavoro, non per altro. Per dimagrire velocemente e prepararmi per un motivo che a me sembrava importante, ma non lo è quanto la propria salute, è stato un mese di sbandamento. Mi pento e chiedo scusa a chi mi vuole davvero bene e a me stesso per la grandissima cazzata che ho fatto. Chi mi conosce e chi mi ha vissuto, sa che persona sono. Il resto è nulla. La riposta ai troppi pettegolezzi sul suo conto è peccata la decorazione di Alessio, una missione pubblicata in risposta alle critiche non meglio specificate che avrebbe ricevuto nell'ultimo periodo proprio a seguito di questo incidente, soprattutto provenienti da persone vicine alla sua vita e alla sua attività. Alessio ha avuto il coraggio di ammettere le sue colpe e oggi confessa di aver sbagliato a intraprendere un certo tipo di percorso. Ogni errore, però, è alle spalle. Quell'incidente appartiene al passato e Lopasso se n'è già ampiamente pentito. Chi se ne frega?